Ulderico, che sta per partire il 24 di febbraio, farà la Loreto Lourdes, piedi correndo per un ideale collegamento fra i due grandi santuari mariani. Allora, intanto, Ulderico, tu sei reduce da grandissime imprese. Vogliamo ricordare quello che hai fatto? No, io ho cominciato così, dopo 46 maratone compiute nel 2000, nel 2002, su suggerimento di allora Sua Eccellenza Angelo Comastri, di fargli fare questo pellegrinaggio da Loreto a Lourdes. Partì, mi ricordo, il 2 marzo del 2002, arrivai il 26 di marzo sempre a Lourdes. Certamente ora a 22 anni di distanza non penso proprio di fare gli stessi giorni. Io cerco di impiegare, non so, 30-35 giorni. Poi dopo, l'anno dopo, partendo da Fatima, arrivai a Loreto, passando per Santiago di Compostela, poi Lourdes, Assisi Loreto. Mi ricordo in 43 giorni arrivai a Loreto, accolto sempre da Sua Eccellenza alla volta, ora Sua Eminenza Angelo Comastri. Una bellissima festa sulla piazza di Loreto. Fra l'altro, Angelo Comastri poi il 28 marzo, no, il 28, scusate, aprile del 2003 mi portò addirittura in udienza della sua santità Giovanni Paolo II. Quello è stato un momento indimenticabile, sicuramente. Il 28 aprile 2003. E lì sua santità gli confidai di fare l'anno dopo da Roma a Częstochowa. Siccome lui era molto affezionato alla Madonna di Częstochowa, siccome era arcivescovo di Cracovia, perciò è logico, lì vicino sta la Madonna di Częstochowa. E così feci. Al ritorno di questo pellegrinaggio da Roma a Częstochowa, il sindaco di Treia, Franco Capponi, mi diede un libro di Filippo Mignini che raccontava il viaggio proprio di il viaggio che aveva fatto Matteo Ricci, un maceratese, nato nel 1557, mi sembra, macerata, e morto 1610, forse sbaglio qualcosa, a Pechino, a trovare proprio la tomba di padre Matteo Ricci, che si trovava a Pechino. E dopo parecchie riunioni, finalmente si parte il 4 febbraio del 2006, alla volta di Pechino. Quella volta impiega a far la corsa 6 mesi, dal 4 febbraio al 4 agosto 2006. Poi il 12, prendendo i permessi, eccetera, perché là a Pechino purtroppo il governo cinese è così, purtroppo ci vogliono permessi per andare a visitare la tomba di padre Matteo Ricci, e andammo a visitare proprio il 12 di agosto 2006, sempre. Al ritorno poi una festa a Treia, così confidai poi avevo la trasmissione, fra l'altro, della sua immagine. Confidai, dico, io adesso vorrei fare da Roma a Gerusalemme, siccome una volta gli antichi pellegrini dicevano c'era andare a Santiago di Compostela, a Roma e soprattutto a Gerusalemme. Così feci nel 2008, partimmo il 1 gennaio con la benedizione di Sua Santità Benedetto XVI. Durante l'Angelus mi disse che un atleta del Centro Sportivo Italiano partiva alla volta di Gerusalemme. Fatto questo, tornato così, poi ho fatto anche questo, non c'entra nulla con i cosi mariani, oppure sono stato da costa a costa degli Stati Uniti nel 2012. Lì è stata una cosa atletica più che Sì, altro, tanto perché per fare una passeggiatina, insomma, ecco, una passeggiatina, infatti sì, per facendo allenarsi, per tenersi allenato. no, beh, adesso diciamo la verità, quella volta in Cina avevo 60 anni, in Gerusalemme 62, e ora ne ho 78. Adesso speriamo che ce la fa. Il fisico se tiene, noi teniamo duro, però Senti, speriamo. Ulderico, ma perché? Che cosa ti spinge? No, questo mi spinge che io devo ringraziare giorno e notte la Madonna e anche Gesù Cristo che mi ha la salute. Io, infatti, ancora lavoro 10 ore al giorno in edilizia, sono muratore, perciò sto ancora molto bene. Speriamo che, non so quanto dura, all'infinito non dura di sicuro, però ecco, tutto qui. Devo un ringraziamento particolare alla Madonna, ecco, dico la verità. Senti, sei accompagnato da amici, da parenti, da chi? No, sì, c'è un amico, Michele Marinangeli, che lui è stato con me
sia a Roma Gerusalemme sia che da, diciamo, Los Angeles a New York. Poi dopo un altro amico col camper, un avvocato, direi amico dall'infanzia, Pierluigi Merei, che mi accompagnano loro due più che altro. Senti, allora Ulrico, io so che sei assistito anche dal tuo addetto stampa, un amico Daniele Morini, e allora io a questo punto direi un invito a Daniele e anche a te. Man mano che parti, le varie tappe, la sera ci farai un video per salutarci e salutare gli amici dell'edicola del Trap e dire sono arrivato a questo punto? Me lo prometti? No, io, ecco, purtroppo io ve lo dico in anticipo, Io sono vecchia maniera, ho un telefonino di 49 euro, non ho niente, non ho, non essendo vecchia, lavoro e ecco, dico la verità, la sera è una preghiera sempre alla Madonna, dico la verità. Però non è che, adesso se c'è Michele che sicuramente lo sa fare, tanto è vero in America lui ha fatto sicuramente, ecco, io non sono in grado perché non ho nemmeno i mezzi, non ho tutto Lo lì. so, comunque, ecco, se c'è Quando qualcuno, mi farebbe piacere avere i saluti e io sapere come va quest'altra certo, sfida. sarà un Sfida piacere da parte nostra, anche certo. all'età. Prego. Ciao Federico. Ciao, prego. No.